ma siamo molto fiduciosi, contenti di fare questa esperienza fuori la nostra città, dove bene o male c'è una grande tradizione di sport natatori. La nostra associazione è un'associazione che vive proprio di associazionismo, dal presidente, vicepresidente, direttore sportivo, siamo tutti ex agonisti, molte volte pallanuotisti, ma comunque chiaramente seguiamo il settore a 360 gradi, abbiamo a Pescara più di 300 atleti agonisti e gestiamo già un altro impianto che è la piscina provinciale di Pescara e una parte di questi ragazzini oggi sono qui e diciamo aiuteranno, no? Contribuiranno nell'inaugurazione a far vedere un po' quello che abbiamo creato in non troppi anni giù a Pescara. Riteniamo che Sant'Egidio è un'ottima piazza, abbiamo memoria storica del fatto che c'era una buona squadra di nuoto agonistico e questa è stata un po' la chiave di volta per il nostro avvicinamento a questa città, perché comunque crediamo che si possa, e questo è il nostro intento, ricreare un po' un ambiente agonistico anche per dare possibilità ai bambini, ai ragazzi. Come dire, di dedicarsi a qualcosa che è molto formativo poi per la persona stessa. Un buono sportivo è un buon uomo da grande, sarà un buon padre di famiglia ed è importante insomma che noi che abbiamo fatto tanto sport in tutti questi anni lo trasmettiamo un po' anche, no, alle nuove generazioni come messaggio diciamo di costruzione proprio della persona. E faremo in questa piscina tante attività, faremo appunto replicando quello che già facciamo il nuoto e la pallanuoto. L'esperienza gestionale in questi anni l'abbiamo acquisita e su un impianto che è molto simile, anzi diciamo questo è anche migliore, diciamo, quindi è sicuramente più bello, più organizzato, più funzionale. E abbiamo anche trovato uno staff già di collaboratori disponibili a collaborare con noi, quindi sono contento che riapriamo oggi con fra l'altro un ritrovato entusiasmo anche da parte degli operatori e con una squadra affiatata che ha ben chiaro quello che è il nostro obiettivo nei prossimi mesi e anni.